Coach, siamo ormai alla vigilia dell'inizio del campionato. Arriva Ravenna, lo scorso anno l'amarezza della sconfitta, quest'anno che squadra affronterete e soprattutto come l'affronterete? Ma affronteremo una squadra sicuramente costruita per arrivare il più in alto possibile, perché hanno rinforzato una squadra che l'anno scorso ha giocato la semifinale per la promozione, quindi una squadra ben allenata, ben costruita, con obiettivo chiaro. Noi siamo ancora un cantiere aperto perché abbiamo avuto diverse vicissitudini durante il precampionato che hanno un po' rallentato il nostro processo di apprendimento e di conoscenza comune, quindi siamo un po' indietro sulla tabella di marcia. Dovremo cercare, soprattutto in questi ultimi giorni, di fare un passo in avanti di squadra per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe essere già fondamentale. Ecco, comunque le gare di precampionato hanno detto che con questo Roseto dovranno fare i conti tutti gli avversari del raggruppamento. Ma la speranza è quella di combattere su ogni pallone per 40 minuti tutte le partite. E sicuramente questo gruppo è un gruppo di ragazzi che non si tira mai indietro, e lo abbiamo dimostrato in precampionato nonostante le tante difficoltà, tante numerose assenze in diverse partite e soprattutto in diverse settimane di allenamento che hanno, ripeto, rallentato un po' il nostro processo. I ragazzi però non hanno mai lesinato impegno e questo è sicuramente una buona base di partenza. Adesso dobbiamo però stringere ancora di più le maglie, perché ora viene il bello. Lo scorso anno il grande campionato di Roseto, del Roseto Sharks, quest'anno ovviamente l'obiettivo è quello di evitare gli ultimi tre posti e si conta insomma sull'appoggio, bisogna contare sull'appoggio del pubblico di casa. Roseto ha sempre potuto contare sul fattore campo. Ma sicuramente sarà molto importante avere dalla nostra la spinta dei tifosi di tutta Roseto, della Curva Nord, ma sappiamo che questo non mancherà sicuramente, perché conosciamo l'amore e l'attaccamento che i rosetani hanno per questi colori, quindi siamo convinti di giocare in sei ogni partita casalinga e spesso anche in trasferta. L'anno scorso abbiamo fatto tesoro di questo vincendo 12 partite su 15, ma ormai è il passato, dobbiamo resettare e ripartire, e sicuramente però giocare al Pallamaggetti deve essere un incubo per chiunque.